Sì. Il problema vero è che in Italia questa situazione non è dovuta perché sono tutti cattivi che hanno voglia di andare via, è stata fatta per scelte politiche. Sì. Le scelte politiche, per esempio, di contribuire alla disoccupazione giovanile di cui prima si parlava, è dovuta al fatto che in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, ovvero durante la crisi, si è deciso di aumentare il periodo di permanenza nei posti di lavoro. Non ha solo colpito le persone che non riuscivano mai a vedere la pensione. Non c'erano i soldi, per colpa vostra. Finire la pensione, ma ha contribuito direttamente a creare la disoccupazione giovanile, oltretutto gravando sull'impresa, perché un lavoratore vicino all'età. Librandi, se ascolti delle volte magari impari a ragionare, certo, invece di parlare ma sopra. Ma io non ce la faccio. Scusami, dopo risponderai con la tua osanna verso la Fornero. Io sono contro la riforma Fornero, certo, la motivo e dopo parli tu. Sì. Questo cosa ha portato anche? Tema ai che c'era la Fornero. Librandi, no. Se non c'era la Fornero di cosa parlavi? No, niente. Ti dico che i tuoi cominciano a diventare non di problemi politici, ma di problemi faccia umani. Faccia finire, Librandi, faccia finire. Okay. Il terzo problema è che proprio l'impresa che vorrebbe difendere Librandi è stata fortemente colpita dalla riforma Fornero, perché una persona vicino all'età alle pensione, soprattutto penso ai lavori di fatica ed altro, costa 2,5 volte il giovane che entra, ovviamente anche perché natura è così, grazie a Dio è meno produttivo. Quindi però è spostato il problema del pubblico al privato. E tutto questo perché, e se ne è parlato troppo poco ed è drammatico, perché guarda caso dentro quella riforma non c'era solo il dramma fatto ai lavoratori, ma anche porta INPDAP, ente previdenziale del pubblico, con 9 miliardi di buco perché il pubblico non pagava i contributi per i propri dipendenti, entrate in INPS. Quindi nella sostanza è stata fatta pagare con il sacrificio, il lavoro, la fatica, le tasse, i contributi pagati dai lavoratori, un buco perché il pubblico non pagava i contributi per i propri dipendenti. 9 miliardi ora di euro, vergogna assoluta.